Non è una sorpresa, lo diciamo da molto tempo, che ci ha stupito particolarmente che una legislatura che doveva segnare innovazione e un taglio netto rispetto a quella scorsa, anche a partire da queste strutture molto ridondanti, insomma, del tutto inutili, ha deciso invece di riconfermarla, seppure con pochissime modifiche. Non ne capiamo l'utilità, quindi non capiamo davvero l'ostinazione nel portare avanti qualcosa che è stato presentato adesso dalla relatrice come un soggetto nella internazionalizzazione della nostra economia regionale, che ci sembra al limite del parodistico, in una regione in cui mi risulta che esista un assessorato alle attività produttive, un assessorato che ha delle competenze sugli affari generali, e in cui si dice però che la Consulta degli Emiliano-Romagnoli del mondo rappresenta anche l'internazionalizzazione della nostra economia regionale. Nel mondo esistono già molte associazioni, lo saprete, che si occupano di attività culturali, gli Emiliano-Romagnoli che sono residenti lì, esistono delle camere di commercio, non so se la Consulta non so se i consiglieri hanno qualcosa da... se possono dire di poter in qualche modo aver già fatto qualche cosa a proposito. Ad esempio, vedo che la Commissione 1, convocata a breve, tra pochi giorni, tra i suoi punti, ha una convenzione in punto di essere sancita con l'area di Buenos Aires, c'entra con l'attività della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, perché se fosse saremmo contenti di sapere che in qualche modo hanno contribuito coloro che partecipano a questa struttura. Io, che sono stata una emiliano-romagnola nel mondo, in qualche paese, e avevo a che fare con una serie di persone emiliano-romagnole che hanno poi deciso di prendere la residenza in paesi stranieri, non c'è nessuno di questi, emigrati per motivi di studio o di lavoro, che mi abbia mai segnalato, e di associazioni se ne parlava, e si parlava di attività di camere di commercio, alcun tipo di contatto ho avuto, persone dell'Emilia-Romagna, alcun tipo di contatto ho avuto con questa Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Che fossero stati contattati per un evento, che siano stati contattati per sapere come stavano, che siano stati contattati per vedere come evolveva la loro emiliano-romagnolità nel mondo in quel momento, nessuna segnalazione, né dalla più qualitativa alla più tecnica. Neanche per sapere come stai, possiamo fare qualcosa, sai che c'è un bando, niente. Può anche darsi che non sia stato detto a me, ma in realtà tutti in qualche modo contribuissero alle attività di questa consulta. Quindi confermiamo del tutto la totale inutilità, che ci sembra però particolarmente plateale. Ricordiamo che ci sono ancora delle associazioni di cui è giusto invece sostenere l'attività, perché sono associazioni che hanno ormai un prestigio e una reputazione e decenni di lavoro alle spalle all'estero, che portano all'estero da decenni la cultura italiana e le attività economiche italiane, e cercano effettivamente di fare internazionalizzazione. Ricordiamo che ci sono degli assessorati e degli uffici tecnici che quel lavoro spero lo stiano già facendo, prima ancora che esistesse la consulta e adesso. Quindi votiamo contro e ci stupiamo della irresponsabilità di continuare a portare avanti una cosa che non si capisce esattamente se sia una specie di proloquo dei consiglieri regionali all'estero, cioè non si capisce che cosa sia. Ci stupiamo davvero che continuate a portarla avanti. Voto contrario.